Buongiorno a tutti, seduta del 29 ottobre 2020, sono le 9:37. Iniziamo la seduta di oggi. Vi ricordo che la seduta sarà videoregistrata, i file saranno inviati al webmaster per la pubblicazione del sito istituzionale del Comune di Palermo. Invito la signora Bastone a chiamare l'appello. Presidente Moncada, Presente. consigliere Buccola, Presente. consigliere Bompasso, Presente. consigliere Dentici, Presente. consigliere Di Vincenti, Presente. consigliere Lupo, Presente. consigliere Ruggero. Consigliere Ruggero? Presente, si è sentito? Consigliere Schiera? Presente. Presente. Consigliere Sinopoli? Presente. Consigliere Tuzzolino? Presente. Presenti 10. L'esito della votazione da 10 presenti, quindi tutto il consiglio è presente, vi ringrazio. Nomino scrutatori, il consigliere Ruggero, il consigliere Buccola e il consigliere Dentici. Allora, buongiorno a tutti. Come anticipato nella seduta precedenti, la seduta di oggi è dedicata allo stato di attuazione e di avanzamento del progetto del PON metro 8.4 del territorio del Comune di Palermo, in particolare della quarta circoscrizione. In particolare della riqualificazione del bene confiscato di Via Molara, che prevede la realizzazione di un parco urbano. Ringrazio tutti i presenti alla riunione di oggi, oltre ovviamente a tutti i consiglieri, essendo una seduta di consigli a tutti gli effetti. Ringrazio i responsabili del progetto, a cominciare dal dottore Giuseppe Labita, alla dottoressa Chiara Lococo, in questo momento mi pare che siano loro due. Poi ringrazio l'assessorato alla cittadinanza sociale, rappresentato dalla dottoressa Caterina Sciottino e dalla dottoressa Susanna Cecchettini. Ringrazio in rappresentanza dell'istituto Scelsa, plesso Andrea Sole, l'insegnante Carolina Eppolito, che rappresenta la dirigente scolastica, dottoressa Ilaria Virciglio, che oggi è assente per altri incontri in concomitanza. Vi porto il saluto di Padre Santino, che è il parroco della parrocchia Maria Santissima Addolorata di Borgo Molara, che doveva partecipare, ma ha avuto un impedimento legato allo stato di salute personale e quindi non può partecipare, però mi ha chiamato questa mattina e mi ha dato la sua disponibilità a collaborare col progetto soprattutto per l'interazione tra persone anziane e bambini, e si è dato disponibile a incontrarci anche di presenza, magari sul posto, per capire in che modo si possono portare avanti queste azioni nel territorio. Io mi fermo qui, do la parola al dottore Labita per illustrare quali sono, le finalità di questo progetto e soprattutto quali azioni possiamo realizzare nell'immediato per poter fruire di questo spazio, che in un momento come quello che stiamo attraversando diventa necessario, per il territorio di Borgo Molara. Vi do la parola a Giuseppe Labita, grazie. Grazie Presidente, grazie a tutti voi per averci permesso di far parte di questo incontro, di aver organizzato questo incontro, perché ci tenevamo a coinvolgere a vario titolo tutte le realtà che gravitano intorno al territorio di
Borgo Molare in particolar modo, e comunque nella quarta circoscrizione nella sua totalità. È giusto evidenziare alcuni aspetti. Il progetto si occupa di inclusione sociale, ci sono alcune azioni laboratoriali che sono previste nei vari territori, e i territori abbraccia un territorio abbastanza vasto, perché oltre alla quarta circoscrizione vede coinvolti i comuni di Santa Cristina Gela, Altofonte e Piana dei Galvanesi, dove si stanno realizzando delle attività laboratoriali con le difficoltà del momento che purtroppo stiamo tutti attraversando. E cuore del progetto, delle iniziative progettuali, è quello di riqualificare quest'area di Borgo Molara, un terreno confiscato alle mafie che è stato a noi assegnato 2 anni fa, sul quale stiamo procedendo ad una riqualificazione abbastanza invasiva, dove sono state, il Presidente ha informato di queste cose, sono state riscontrate anche alcune criticità territoriali legate a piccoli abusi, piccoli o grandi abusi, piccole o grandi occupazioni, che ci ha visto per certi versi un rallentamento della fase iniziale dell'attività di bonifica, che adesso per fortuna ha raggiunto un livello abbastanza interessante in termini di riqualificazione del territorio. Tra l'altro sono state già piantumate, per questo ringraziamo, grazie a una donazione in qualche modo veicolata anche dal Presidente Moncada, sono state piantumate oltre 200 piante secondo un disegno che è stato studiato per creare un percorso all'interno di questo piccolo parco. Parliamo di poco più di 5.000 metri quadrati. Stiamo circoscrivendo un'area per poter fare queste attività laboratoriali che prevedono orti didattici, orti sociali, dove ci saranno coinvolti i bambini, e parallelamente c'è anche un'attività sportiva che dovremmo andare a realizzare insieme a un partner del progetto, perché i partner che stanno realizzando questo progetto sono ben sei insieme a noi, che io sono il capofila, che rappresento l'associazione People Help the People. Le attività che stiamo facendo di bonifica ormai sono quasi a buon punto. Aspettiamo la consegna di una piccola recinzione per circoscrivere l'area che ci interessa da dedicare a questo terreno, ma ci siamo posti un problema. Per non fermare l'attività del progetto, ci siamo posti il problema di capire cosa si intendeva, come potremmo continuare a fare questi laboratori nel periodo invernale, perché comunque ci accingiamo ad arrivare a dei climi sicuramente non consoni per stare all'aperto. In tutto questo stiamo anche pensando di creare delle coperture provvisorie, o attraverso dei gazebo, o meglio ancora con delle tende chiuse, proprio per evitare, per permettere il più possibile, perché comunque i nostri inverni qua in Sicilia li conoscete meglio di me, a Palermo in particolar modo, vedete la giornata di oggi, sono inverni particolari e anche meravigliosi. Detto ciò, ci interessava coinvolgere il territorio. Noi abbiamo già fatto una presentazione del progetto presso la scuola Andrea Sole, c'era molta partecipazione, ricordo anche i genitori molto interessati, perché comunque Borgo Molara, non ve la devo spiegare io, è una realtà sì vera, piena di verde, ma di fatto non c'è verde pubblico. Quindi creare questo territorio, questa isola, ci è sembrato il luogo migliore. È opportuno farlo, però vorremmo in qualche modo che il territorio ci aiutasse, tra virgolette, a promuovere questa iniziativa e, ove possibile, a permetterci di poter realizzare questi laboratori che sono, ci tengo a dirlo, totalmente gratuiti, all'interno di realtà coperte, perché alcune attività potremmo farle al coperto. E allora, quindi, per questo avevamo chiesto al Presidente di farsi portavoce con la scuola, piuttosto che con la parrocchia, o con altre realtà che voi ritenete possono essere interessate, per vedere se queste attività laboratoriali nel periodo invernale possano essere realizzate anche all'interno di strutture a coperto, proprio per dare continuità e consecutività alle iniziative. Mi rendo conto che il periodo che stiamo attraversando è
veramente difficile e complicato. Non so a cosa stiamo andando incontro, perché purtroppo le sensazioni non sono mie, ma credo quelle di tutti, non danno o perlomeno nell'immediato, un roseo futuro in termini di operatività e chiamiamoli assembramenti, creare gruppi di incontro. Insomma, non sarà semplicissimo. Però creare le condizioni affinché questo possa essere fattibile nel breve periodo per noi diventerebbe importante. E qui insieme a me, nel partner del progetto, c'è la dottoressa Lo Coco, che è la presidente dell'associazione Butterfly Dreamer Italia, che è tra l'altro una delle responsabili per realizzare questi laboratori all'interno del giardino di Borgo Molara o negli spazi che si andrebbero a individuare. Io mi fermerei qui, se ci sono altre domande siamo pronti a rispondere, rinnovando il ringraziamento al Presidente per l'intervento fatto. Ho apprezzato molto, devo dire, e concludo, l'invito anche allargato all'ufficio, che in qualche modo è il nostro punto di riferimento per le attività progettuali, che è l'ufficio della progettazione sociale, che vede presenti la dirigente, la dottoressa Sciortino, insieme alla dottoressa Checchini. È solo perché è uomo alla fine, il dottor Paternostro, che si è unito al nostro intervento, perché grazie a loro stiamo facendo, io per questo ci tengo a ringraziarli in forma anche ufficiale e istituzionale, stiamo ricevendo un grande supporto dall'Ufficio Progettazione Sociale in termini di collaborazione, di risoluzione dei problemi, cerchiamo di affrontare insieme questo periodo difficile. Devo dire, non perché sono presenti, non sto facendo sviolinate, perché mi conoscono, direi anche il contrario se fosse così. Ci stanno veramente aiutando per fare in modo che i progetti, tutti, ma in particolar modo il nostro, noi pensiamo al nostro, possano ottenere i risultati che si erano prefissi all'inizio. Grazie, Presidente. Allora, grazie dottore Labita, mi associo ai saluti e ai ringraziamenti al dottore Paternostro che si è unito alla videoconferenza. Io darei la parola subito all'insegnante dell'Istituto Scels, alla responsabile di plesso dell'Andrea Sole Caronile Ippolito, per capire anche in virtù delle disposizioni anti-Covid come si può collaborare per diciamo, portare avanti quest'idea progettuale. Sì, allora, la scuola è felice di collaborare e di mettersi sempre al servizio del quartiere, in questo caso di Borgo Molara, quindi al servizio delle famiglie. Quindi la scuola, in ottemperanza di tutto il protocollo anti-Covid, non può permettere ad alcun estraneo l'ingresso a scuola, quindi parteciperà alle attività proposte, però all'interno del giardino, quindi dello spazio esterno che state proponendo, che state predisponendo. Quindi anche l'ortodidattico, noi cerchiamo di fare, diciamo, collimare tutte le vostre proposte progettuali con le programmazioni della scuola, chiaramente all'esterno del nostro plesso, perché le attività all'esterno, quindi all'aria aperta, sono anzi proposte, vengono stimolate dal Ministero stesso per evitare di trascorrere parte della giornata scolastica all'interno dell'aula. Detto questo, gli alunni, nel momento in cui si dovessero recare quindi nel giardino, in questo spazio, dovrebbero attraversare una parte del territorio di Borgo Molare dove non vi è marciapiede. Quindi c'è cioè, la difficoltà, quindi il pericolo di camminare in queste strade senza marciapiede, quindi proprio in mezzo alla strada. Noi abbiamo pensato che potevano essere attivate, non so, delle associazioni per poter scortare, fra virgolette, questi ragazzini dal proprio plesso fino al posto. Ad esempio, noi stiamo collaborando con l'associazione San Marco, che già preso in, diciamo, è in carico al comune di Palermo. Quindi magari questo io sto buttandogli un'idea perché ci saranno penso tante associazioni nel territorio magari disponibili. Questo è quanto. Benissimo. Noi, già il fatto di sapere che ci sarà un'utenza, permettetemi un saluto alla dottoressa Argento, che si è collegata, che è la coordinatrice del progetto. Io buongiorno a tutti e scusate per il ritardo. Dicevo, la
Le attività previste sono nelle ore pomeridiane, cioè nel senso sono al di là della fascia oraria scolastica, niente vieta di poter far coincidere e collimare le due cose. Però credo che, ma posso pure verificarlo con i partner che andranno a realizzare laboratori, questo servizio, se riuscissimo in qualche modo a coordinarlo col territorio, in modo tale che possa essere. Ci possa essere un punto di raccolta, potrebbero essere anche lo staff della stessa associazione che potrebbe occuparsene in termini di, diciamo, di accompagnamento di questi bambini presso la struttura. È anche vero che la struttura permetterebbe, questo lo dico per anche i genitori, di entrare un attimo con la macchina, consegnare il bambino e uscire fuori, perché comunque c'è un cancello, c'è uno spazio anteriore, potremmo anche ipotizzare un servizio di accoglienza all'ingresso, quindi insomma non è una cosa complicatissima. Il nostro obiettivo, la nostra richiesta andava un po' oltre rispetto a quello che erano gli spazi nostri, era per permettere, come ho detto e mi ripeto e chiedo scusa, dare continuità all'attività laboratoriale, cioè pensare, ipotizzare se la scuola in qualche modo nelle ore pomeridiane potesse offrire degli spazi che ci permetteva, spazi a coperto intendo, che ci avrebbero permesso di poter realizzare piccoli laboratori all'interno della classe, occupandoci noi eventualmente poi della risistemazione di tutte quelle che sono le attrezzature che andremo ad utilizzare. Questo perché potremmo ipotizzare anche oggi un piccolo laboratorio di preparazione dell'orto didattico utilizzando semplice un po' di terra e qualche vasetto o addirittura gli stessi bicchieri, perché comunque potremmo andare faccio un esempio pratico per poi potremmo entrare poi sullo specifico, magari se rimandando questa discussione a un momento di confronto con gli enti preposti al laboratorio, magari potremmo fare una visita a scuola e capire insieme se questo percorso è in qualche modo percorribile, perché andremo a fare questa attività preparativa che poi tra gennaio e marzo poi si va a trasferire sul terreno come fatto reale. È stato già fatto un'esperienza simile al comune di Altofonte, che ha riscontrato parecchio successo, al punto che tutta l'estate poi i bambini sono stati impegnati in attività laboratoriali abbastanza importanti. Allora, porterò, diciamo, questa istanza al dirigente scolastico. Comunque, nel plesso, a parte la struttura, vi è anche uno spazio esterno con della terra, quindi con delle grandi aree. Io conosco il piazzale della scuola, perché ci siamo stati, come dicevo, per l'evento. Anche quello potrebbe essere utilizzato penso al laboratorio sportivo organizzato da uno dei partner, fare delle simulazioni di quello che sono le attività, il senso civico, l'utilizzo della bicicletta. Abbiamo fatto veramente tante attività, che posso, esperienza, esperienze positive che posso essere trasferite anche su quel territorio. Quindi ritengo che ci siano i presupposti per una idonea e fattiva collaborazione. Sì, certo. Quindi farò portavoce con il dirigente scolastico. Grazie. Allora, mi permetto di inserirmi per diciamo, sottolineare alcuni aspetti perché sono stato, diciamo, delegato anche da Padre Santina a portare questo messaggio. C'è la disponibilità da parte della parrocchia in termini, diciamo, fruizione e di collaborazione con la confraternita, che certamente, diciamo, come avviene durante le processioni, può aiutare anche i bambini ad attraversare la strada in massima sicurezza. In più, mi viene un'idea, ma certamente so che Padre Santino sarà disponibile, la parrocchia è affidataria di un altro bene confiscato che insiste nel territorio di Borgomolara, proprio vicino alla piazza. In questo bene, oltre ad avere anche un po' di spazio esterno dove sicuramente sarebbe possibile fare gli orti didattici e quant'altro, ha pure diciamo, una casa, una struttura con credo due saloni, una a pian terreno e una a primo piano, che certamente possono essere anche utilizzati ovviamente mantenendo le
le disposizioni che sono previste per le misure anti-Covid. Quindi questo, diciamo, sicuramente mi sento di dirlo, ma ovviamente poi ne parleremo con Padre Santino per capire appunto questa sua disponibilità. Presidente, dopo la verifica assolutamente sarebbe opportuno e necessario organizzare magari una visita sia a questi locali che a quelli della scuola. Programmiamo un incontro dopo che la professoressa Schiera ha avuto la discussione con la preside, con la dirigente scolastica. Quindi un sopralluogo è necessario anche per capire se gli spazi sono idonei e per quanto utenza. Da parte nostra c'è totale disponibilità in tal senso. Tra l'altro, diciamo, nel terreno confiscato della parrocchia sicuramente si potrebbe attivare quel rapporto anziani-bambini che diciamo, è alla base anche del vostro Come progetto. Quindi, no, assolutamente secondo sì. me, questo appunto Assolutamente. è importantissimo. Ovviamente, se Giuseppe è d'accordo, organizzeremo un incontro magari in presenza col Sì. parroco per vedere i due luoghi, sia il bene confiscato oggetto del progetto, sia quello della parrocchia, per capire in che modo possono essere sfruttati al massimo, coinvolgendo anche il territorio. Va benissimo, perfetto. Io a questo punto inviterei anche l'assessorato politiche sociali, il dottore Paternostra, la dottoressa Fiorchino o la dottoressa Checchini, se vogliono intervenire, e poi ovviamente anche i consiglieri, se vogliono iscriversi a parlare e dare il loro contributo, ovviamente lo potete fare direttamente nella chat. Dottoressa Sciortino voleva intervenire? O il dottore Paternò? Allora, buongiorno. Rispetto alle cose che sono state dette sia dal presidente dottor Lavita sia dal presidente Moncada, io posso aggiungere poco, nel senso che quelli che sono gli obiettivi del PONMETRO riguardano dei servizi che vengono dati al territorio. In questo momento, da quando si è fatta la programmazione, si è ritenuto che il territorio di Borgo Molara dovesse cogliere questa opportunità. Un'opportunità che purtroppo si sta riscontrando, cioè sta affrontando delle difficoltà che stiamo vivendo un po' tutti, però è fondamentale quello che diceva il dottor Labita, è trovare un modo per programmare non nell'immediato, perché sappiamo che intanto fino al 24 novembre molte attività non possono essere fatte, è al chiuso, però andare ad individuare, quindi magari invito soprattutto la scuola che è importante in un territorio, ma anche Padre Santino, che mi dispiace non essere presente, eventualmente il dottor Moncada si farà anche portavoce di questa mia richiesta. È importante proprio cercare di fare questo raccordo tra i ragazzi e le persone che hanno un po' più di esperienza, perché proprio l'inclusione, quindi diciamo lo spirito di questo progetto riguarda appunto questo scambio tra le varie generazioni, infatti. A questo punto è fondamentale anche dare la possibilità di trovare degli spazi al chiuso per affrontare quantomeno questi mesi, quindi dicembre, gennaio, febbraio, perché se tutto andrà bene, è quello che ci auguriamo tutti, da marzo probabilmente potremo anche fruire di altri de dello spazio che al momento non possiamo utilizzare. Quindi un aiuto lo chiediamo in questo caso soprattutto alla scuola e alla parrocchia. Quindi questo era il motivo dell'incontro fondamentalmente che ci eravamo prefissati oggi. Quindi spero di avere un appoggio anche dalla scuola. Saluto di nuovo. Io invece mi limito a ringraziare il Presidente per questa iniziativa e tutti coloro che stanno partecipando, perché diciamo, dal nostro punto di vista è molto difficile, specie in questo periodo, riuscire a coordinare, a mantenere
coese tutte le realtà coinvolte da questi progetti che hanno una rilevanza importante anche nella prospettiva di programmazione che l'amministrazione ha utilizzato utilizzando i fondi della Comunità Europea e che purtroppo è un po', come dire, mortificata dalla situazione emergenziale che ci costringe a rinunciare a un sacco di belle cose che avremmo potuto fare non avendo appunto i limiti del rischio di contagio. E comunque dico, al di là di tutto, ringrazio perché proprio in questo momento invece è importante che chi ha un ruolo istituzionale o comunque di rilevanza per chi è in difficoltà sia coeso e occasioni come queste sono sicuramente occasioni di confronto che possono servire a migliorare lo spirito di servizio nei confronti delle persone che possono beneficiare di queste opportunità. Quindi grazie. Grazie a voi. Penso che la collaborazione sia alla base di qualsiasi, diciamo, progetto. In questo caso penso che fin dal primo momento abbiamo cercato di tenerci per mano e cercare di risolvere i problemi uno per uno e non sono stati pochi perché il terreno, come ha detto il dottore Labita, diciamo, a prima vista sembrava avesse poche difficoltà, poche criticità, ma ci siamo resi conto col passare dei mesi che invece sono stati affrontati problemi enormi. In ultimo quello di avere, diciamo, uno spazio che sembrava potesse essere utilizzato diciamo, per fare attività al coperto, quantomeno per creare un ufficio, dei bagni, eccetera, invece si è poi rilevato pericolante, quindi non solo si deve mettere in sicurezza, ma si deve pure, credo, abbattere. Quindi, credo che la soluzione più ovvia sarà questa alla fine, quindi anche perché l'abbiamo trovato, ma si è scoperto essere un abuso, abbiamo già attivato tutte le procedure con il demanio, i vari funzionari responsabili, attendiamo la conferma di un appuntamento per un sopralluogo per decidere insieme come procedere. Però questo vorrei, siccome è un'area abbastanza circoscritta e devo dire anche molto piccola in termini di spazio, quindi ora adesso noi stiamo pensando pure di delimitarla con proprio per evitarne l'accesso in modo tale che nessuno possa a camminare in quegli spazi e parallelamente per permettere di cominciare a fruire delle parti, diciamo, fruibili che sono abbastanza idonee e sufficienti a quelle che sono le attività che dobbiamo andare a realizzare. Quindi da questo punto di vista ormai le parti, diciamo, l'aspetto critico, gli aspetti critici principali di questa area sono stati quasi totalmente rimossi, quindi il problema non si dovrebbe porre. Ho fatto un fatto oggettivo di tempistica di consegna dei materiali piuttosto che la collocazione, ma diciamo, nella stragrande maggioranza dei casi le attività potranno partire nel breve periodo, tempo permettendo, Covid permettendo. Va bene, allora ci sono iscritti a parlare. Presidente, se è possibile. Consigliere Tuzzolino, prego. Sì, dico se, grazie. Sì, vorrei un po' esternare il mio pensiero su questa cosa, questo tema che stiamo trattando stamattina. Voglio dare subito la mia sensazione di persona che segue un po' le evoluzioni del territorio da tanto tempo e che soprattutto quasi quotidianamente subisce delle frustrazioni in quanto diventa difficile riuscire ad afferrare sempre delle cose positive, delle visioni diverse da poter sviluppare nella nostra società, nella fattispecie nella nostra circoscrizione. Noi, Presidente, lo sa, lottiamo quotidianamente con tutte le criticità possibili e immaginabili, quindi quando trattiamo temi di questo tipo, pratici, concreti, realizzabili, respiriamo un poco, prendiamo una boccata d'aria ed è quello che mi sta succedendo a me stamattina, che anziché parlare
del mercatino che c'ho sotto casa, che può creare assembramenti noiosissimi e pericolosissimi, piuttosto che parlare dei problemi, delle centinaia di problemi che abbiamo in circoscrizione, trattiamo un problema importante, che è quello del Pond Metro di cui stiamo parlando oggi, no? Ma non è solo importante, è positivo e fa bene alla salute, perché finalmente vengono fuori delle realizzazioni di progetti consistenti, come quello che sta portando avanti People the People insieme a tutti i suoi collaboratori. Ecco, io accolgo con grande entusiasmo questo evento perché ne abbiamo bisogno, ne ha bisogno la società, ne ha bisogno l'amministrazione, una visione importante sul fare, sulle cose che si possono fare. Nello specifico, poi magari faccio qualche domanda a chi ne ha competenza, ma dico, il mio pensiero è quello di apprezzare veramente quello che sta accadendo e peraltro mi fa stare bene proprio perché stamattina eviterò di chiamare il presidente e dire guardate, guarda che ci sono le caditoie otturate, quindi dobbiamo intervenire perché la gente si lamenta. Lo chiamerò per dire: ma è stata bella questa cosa, di che cosa si tratta? E si sviluppa in un quartiere, in una parte della circoscrizione un po' decentrata, ai confini, peraltro, di comuni importanti, perché peraltro la nostra circoscrizione è un po' particolare perché vive situazioni di carattere sociale molto diverse, cioè Molara non è Villa Tasca come non è Monte Grappa, come non è neanche Cuba Calatafimi, sono delle realtà sociali totalmente diverse e credo che l'intervento sul territorio di Molara per tutte le considerazioni che possiamo fare è altresì importante, ha un valore aggiunto proprio perché come dire, è defilato, è al margine della nostra circoscrizione, anche se noi siamo molto attenti a quello che succede in questo territorio e cerchiamo di essere sempre presenti. Quindi, oltre che a congratularmi con tutti, perché stamattina mi state facendo sentire bene, aspetti, forse ecco, mi faccio vedere perché ero. Non c'ero. E quindi mi fa stare bene sta cosa. Io volevo chiedere nello specifico, come si sviluppa questo progetto, a chi è rivolto, quali sono gli utenti, quanti sono gli utenti, come individuiamo gli utenti e soprattutto le azioni laboratoriali, cioè i progetti laboratoriali, in che cosa consistono e come sono, sì, ho capito degli orti urbani e quant'altro, certo, però credo che all'interno del progetto ci siano delle peculiarità che noi non conosciamo e che mi piacerebbe conoscere proprio per darne divulgazione, per comunicare al territorio che stiamo facendo cose importanti appunto all'interno della circoscrizione. Quindi la mia domanda era questa, non so, credo di rivolgermi al dottore Labita. No, no, Come... consigliere Tuzio, la ringrazio per le belle parole meravigliose, però risponderà la dottoressa Argento, che è la coordinatrice del progetto, con tutti i dettagli. Però ci tengo a precisare una cosa. È vero che il progetto deve svolgere le attività, vero che il progetto ha dei compiti, che è quello di recuperare un'area e renderla fruibile per la cittadinanza, però il progetto nasce, si concretizza e termina. Noi vogliamo andare oltre, vogliamo fare in modo che questo progetto, questa attività su quell'area, su quel terreno, una volta riqualificata, siano sempre costanti, presenti e continue. Questi risultati si possono raggiungere solo in un modo, quando tutti gli attori si mettono a sistema e insieme collaborazione, realizzano il certo. prodotto. Grazie. Chiarissimo, chiarissimo. Dottoressa Argento, a lei la parola. Sì, allora, sicuramente l'utenza che vogliamo appunto coinvolgere nel progetto del Pond Metro per quanto riguarda il lotto 4 della quarta circoscrizione è principalmente l'utenza di Borgo Molara, proprio perché attraverso il terreno che verrà riqualificato, come diceva appunto il dottore Labita, verrà restituito poi alla cittadinanza in maniera tale che possa essere fruito anche
oltre quelle che sono le attività del PON Metro. Quindi l'utenza prioritaria è questa. Le fasce di età che sono state originariamente previste, diciamo, per questo laboratorio erano sicuramente minori e anziani. Il progetto, appunto, come diceva anche il presidente Moncada, non è stato possibile ad oggi poter mettere insieme queste due fasce, la cui metodologia sicuramente era quella di uno scambio di competenze tra le due fasce di età, quindi permettere appunto agli anziani di tramandare, lasciare quelle che sono le loro conoscenze, le tradizioni, e ai ragazzi avvicinare gli anziani a quello che può essere il mondo delle nuove tecnologie, il mondo dello sport, e quindi avere questo scambio di competenze tra le parti. Ad oggi, a causa dell'emergenza sociosanitaria, questo non è stato possibile, in quanto appunto la fascia degli anziani è sicuramente una fascia più sensibile e quindi più protetta in questo. È stata, diciamo, messa appunto in totale protezione per evitare maggiori contagi e, come diceva il presidente, avere magari la possibilità degli spazi della parrocchia o quando il terreno di Borgo Molara sarà fruibile, avere grandi spazi ci potrebbe permettere invece di mettere in pratica questa metodologia finalmente. Per quanto riguarda le attività, nello specifico nel territorio della Quarta erano state previste attività motorie attraverso il laboratorio sportivo, l'orto sociale, quindi proprio l'idea di spiegare da quello che è dallo studio del terreno fino alla piantumazione, per poi appunto avere la possibilità, perché no, un domani di avere dei frutti proprio da poter anche restituire al territorio, diciamo così, a chilometro zero. E poi il laboratorio di antichi giochi e mestieri, che questo permetterebbe proprio a tutti gli effetti di avere uno scambio tra le generazioni. Naturalmente, come si diceva poc'anzi, ad oggi, visto che ci avviciniamo anche verso quella che è il periodo invernale, quindi comunque il periodo più freddo, avere la possibilità di spazi al chiuso, quali potrebbero essere appunto la scuola o gli spazi della parrocchia, ci permetterebbe di poter recuperare un po' quello che è il periodo che non abbiamo potuto usufruire, cioè appunto non abbiamo potuto svolgere le attività proprio per la questione dell'emergenza Covid. E altrimenti, diciamo, dobbiamo provare a fare in questo periodo appunto quanta più un lavoro di pubblicizzazione e sensibilizzazione del territorio, proprio per avvicinare sempre di più l'utenza di Borgo Molara a questo progetto, ed rimandare le attività a quando il tempo, diciamo intorno al periodo di marzo, per poterlo realizzare appunto all'interno del giardino. Spero. Grazie, molto gentile, chiarissima. Bene, allora, ci sono altri interventi? Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Va bene, allora, io a questo punto direi che possiamo certamente riaggiornarci, diciamo, in presenza per chi vorrà partecipare, tanto comunque saremo in spazi aperti, per vedere sia lo spazio di cui voi siete responsabili, sia eventualmente, chiedendo la disponibilità a Padre Santino, l'altro bene confiscato che si trova appunto vicino alla piazza. Lì, secondo me, potremmo cominciare a delineare gli aspetti, rispondenti al progetto relativo alle attività laboratoriali, che secondo me, Covid permettendo, possono partire al più presto possibile. Mi dispiace che il periodo che stiamo vivendo certamente non consente di poter fruire di questo meraviglioso spazio nel miglior modo possibile. Con Giuseppe Labita avevamo parlato di organizzare anche
dei mercati del contadino, delle iniziative anche di scambio di oggettistica per aiutare anche le persone più povere, organizzare delle passeggiate che potessero anche ricongiungere non solo simbolicamente i luoghi più importanti della borgata. Purtroppo tutto questo è rimandato. Io sono assolutamente fiducioso che si possa realizzare non appena ci saranno le condizioni, perché effettivamente Borgo Molara è, diciamo, un gioiellino incastonato fra la città di Palermo e la città di Monreale e che va vissuto, diciamo, anche a piedi per poter gustare tutte le bellezze anche ambientali che ci sono nel territorio. Quindi il vostro contributo, il contributo della scuola, della parrocchia e del territorio sarà certamente importante e fondamentale. Io No, non ho aggiungere il dottore Labita per no, concludere. soltanto ringraziare ancora per l'ennesima volta, però oltre a quello che avete detto è necessario coordinarsi con la scuola per fare un incontro per capire insieme come noi possiamo dare una mano all'Andrea Sole, all'utenza dell'Andrea Sole e come l'Andrea Sole può tra virgolette contribuire in maniera attiva e da protagonista all'interno delle attività del progetto. Cioè non vogliamo fermarci solo a questo, vogliamo andare un po' oltre. Quindi se tu vorrai potrai anche fornire i miei numeri alla dirigente piuttosto che alla professoressa Ippolito per capire insieme poi come coordinare questo appuntamento. Sarà nostra cura andarli a trovare o facciamo, se non vogliono farlo in presenza, lo facciamo in maniera virtuale, anche se io sto cominciando a odiare tutti questi mezzi, ma purtroppo in questo momento storico sono necessari, non possiamo fare altrimenti. Quindi rinnovo ancora a nome mio, ma in particolar modo a nome di tutto il partenariato, questa opportunità che la circoscrizione ci ha data di prendere parte a un vostro consiglio per illustrarvi le nostre iniziative. Speriamo di poter tornare nei prossimi mesi a raccontarvi quello che invece stiamo facendo, abbiamo fatto e quello che ci candidiamo a fare nel futuro. Grazie ancora, Presidente. Grazie Giuseppe, do la parola Volevo aggiungere all'ingegnere. ancora una cosa, se è possibile. Dico, se quando organizzate questo sopralluogo, ne avevo già parlato con il dottore Labita, dico, me lo fate sapere, mi farebbe piacere anche così venire a vedere bene. Dico, fra l'altro, sono particolarmente legato anch'io al territorio, avendo lavorato per ben 10 anni lì al servizio sociale della quarta, quindi diciamo, mi fa piacere esserci, ecco. Allora, Ringrazio. Sì. Allora, la scuola ringrazia di questa opportunità, si mette al servizio quindi del territorio, fermo restando sempre la mettere in pratica l'attuazione del protocollo anti-Covid. Come ho detto poc'anzi, farò da portavoce con la preside, ci metteremo in contatto e cercheremo di lavorare insieme al meglio. Grazie. Tutti i laboratori seguono protocolli rigidi e noi ci portiamo dietro il materiale anti-Covid, quindi la scuola non ha alcun onere da questo punto di vista, se non quello di donare, qualora mettesse a disposizione degli spazi, la parte degli spazi per l'aspetto Covid è legata alla scuola perché è un obbligo vostro, non è un obbligo nostro. Tutto il resto, dal gel piuttosto che i guanti, che le mascherine, è un problema nostro. Perfetto. Come ho detto poc'anzi, mi farò portavoce, quindi ci sentiremo presto. Va bene. Presidente, il microfono non la sentiamo. Sì, scusate, ogni tanto. Allora, ringrazio tutti i partner del progetto, l'assessorato politiche sociali. Mi dispiace non sia stata presente, non siano stati presenti i servizi sociali territoriali della quarta circoscrizione, della parrocchia ne abbiamo dato notizia. Ringrazio tutti i consiglieri, saluto tutti i partecipanti, magari ci fermiamo un attimo col consiglio per delineare anche il nostro piano operativo e vi saluto.
a tutti, vi ringrazio e ci aggiorniamo. Grazie ovviamente. Ancora, arrivederci. Arrivederci, buon lavoro. Va bene, allora abbiamo concluso questa importante, diciamo, riunione di confronto per la realizzazione di questo progetto sul territorio di Borgo Molara. Ovviamente, diciamo, questo è stato fatto all'interno del consiglio che era già stato convocato, quindi se non ci sono altri interventi, io chiudo la seduta e la riaggiorno a domani mattina come ultima seduta del consiglio convocato nel mese di ottobre. Quindi invito la signora Bastone a disattivare la videoconferenza. Ringrazio tutti per la partecipazione e per la collaborazione e ci riaggiorniamo domani mattina. Buona giornata. Buona giornata.